Avvocato Salvatore Orsini, lei in queste ore sta svolgendo diversi ruoli. Innanzitutto è lo zio del povero Romeo, sta svolgendo anche l'incarico di portavoce della famiglia e poi per certi versi fa anche il suo mestiere, fa l'avvocato. Voi avete ieri diffuso come parte offese una nota in cui in effetti chiedete due cose, rispetto e anche riservo. Perché, avvocato Orsini? Chiediamo il rispetto per il dolore che la nostra famiglia sta provando in questo momento, che le ore passano e viene sempre più si fa forte, perché sempre più forte è la mancanza della presenza del nostro amatissimo nipote, che per me come un figlio. Chiediamo il rispetto per gli inquirenti che devono fare luce su questa vicenda e devono darci una risposta. Io chiedo anche a nome dei genitori di Romeo la verità su quello che è successo, la chiarezza di come sono andate le cose e il perché. Vorremmo tranquillizzare le nostre menti, le nostre anime e soprattutto cercare di dormire, come dire, con la certezza di sapere quali sono state le vere motivazioni che oggi ci fanno vivere senza Romeo, perché le nostre vite non saranno più le stesse senza un componente così importante delle nostre famiglie. E poi anche il rispetto per questi giovani, perché io non credo che questo sia stato un lutto che abbia colpito soltanto la nostra famiglia, io credo che questo sia un lutto che abbia colpito la nostra città. E la testimonianza dei fiori, la testimonianza di tanti ragazzi che sono stati qui in questi giorni, la sofferenza di un'intera comunità. E per questo anche ringrazio il commissario prefettizio che ha indetto a testimonianza del dolore di un'intera cittadina e il lutto cittadino. La ringrazio. Senta, avvocato, voi avete subito precisato, innanzitutto non è stata una rissa, ma è stata una mera aggressione. E poi avete soprattutto puntualizzato un aspetto che poi lo stesso ieri sia il questore Michele Spina che il prefetto Maurizio Falco hanno ribadito ad alta voce. Qui la droga non c'entra. È proprio questo. Io sono qui nonostante il mio dolore e la mancanza di forze in questi giorni testimoniano anche lo stato d'animo con il quale la famiglia sta vivendo questa immane tragedia. Io sono qui proprio per preservare la memoria di mio nipote, per dire che nulla può giustificare un'aggressione del genere. E quando appunto sentiamo la parola rissa che in questi periodi si è perpetrata nelle nostre città, Formia, Gaeta, comunque nelle zone limitrofe, ecco, vede, io come avvocato anche le dico che la rissa è la partecipazione di più persone. Nella fattispecie mio nipote è salito perché è stato apostrofato, era giù alla darsena, è salito e non c'è stato neanche il tempo di capire, credo per lui, quali fossero le ragioni ed è stato immediatamente aggredito. Quindi non penso che si possa mai parlare di rissa, ma di una bassissima aggressione per la quale vogliamo sapere le ragioni e i futili motivi ce li devono spiegare. Una considerazione finale con lei, avvocato Orsini. Lei in queste ore che sono drammatiche sta cercando di tranquillizzare anche gli stessi amici, compagni di scuola del povero Romeo. Leggiamo anche poi uno striscione degli ultras del Formia, del Formia Calcio, che chiedono quello che chiede la famiglia, rispetto e ora anche giustizia. Io sono qui anche per questi ragazzi, perché voglio che questa tragedia che ci ha colpito, voglio che la morte di Romeo lasci una traccia, sia un significato profondo per questi ragazzi che lo hanno amato e che lo hanno rispettato in vita per quello che lui ha saputo dare. Quindi io sono qua anche per loro, perché loro devono poter uscire per Formia in serenità, in tranquillità, devono poter vivere e poter scrivere le pagine della loro vita, visto che erano coetanei di mio nipote. A 17 anni non si può morire per questo motivo, quindi io devo fare del tutto per chiarire le motivazioni, per sapere le motivazioni, per difendere la memoria di mio nipote e per difendere la dignità di questi ragazzi che appartengono alla nostra comunità. Avvocato Civita di Lusso, lei al suo collega Vincenzo Macari sta in queste ore rappresentando anche le due famiglie, quella di Romeo e anche del cugino che fortunatamente sta meglio, il cugino 17enne.
In queste ore il PM della DDA, perdono, della Procura presso il Tribunale dei Minorenni, chiedo scusa, sta nominando il medico legale per lo svolgimento dell'autopsia. Le chiedo, vi parteciperanno anche i vostri consulenti di fiducia in questo che potrebbe essere un momento anche di svolta per definire le indagini, avvocato Di Rosso? No, noi consulenti di fiducia non ne abbiamo nominati, ma è stata una scelta. È stata proprio una scelta perché noi siamo nelle mani degli inquirenti. Noi confidiamo nella giustizia, confidiamo nel lavoro che sta facendo la Procura dei Minori di Roma e confidiamo anche nell'attività che sta svolgendo il commissariato di Formia e la squadra mobile. Quindi noi siamo solo ed esclusivamente alla ricerca della verità. Noi vogliamo capire che cosa effettivamente si è verificato, che cosa è successo quel maledetto 16 febbraio, nella sera di quel maledetto giorno. Vogliamo capire perché il povero Romeo non è tornato a casa quella sera. Questo vuole sapere la mamma, questo mi chiede la famiglia e noi questo cercheremo di fare anche con i genitori. Però con delle preferenze diciamo più opportune, ecco, la nomina di un medico legale non l'abbiamo ritenuta necessaria. Avvocato Di Rosso, sono ore drammatiche, ore veramente piene di angoscia. Naturalmente la domanda è banale e le chiedo scusa, ma come sta vivendo soprattutto il nucleo familiare più stretto di Romeo, Papa Domenico e anche poi la mamma? Chiaramente la famiglia è distrutta, ognuno di noi si può mettere nelle condizioni loro, perché ognuno di noi è genitore, stanno malissimo. Come le dico, quello che mi continua a ripetere la famiglia, noi non vogliamo vendette, noi vogliamo giustizia. E la giustizia si può ottenere solo attraverso la ricerca della verità. Quindi noi vogliamo verità e giustizia. La famiglia è in attesa di sapere questo. La mamma mi ha detto proprio ieri, dice avvocato, io voglio chiudere, voglio sapere subito cosa è successo. E quindi il dramma è farle capire che poi il subito non è mai un immediato. Il subito occorrono i tempi tecnici per poter fare quello che in effetti gli inquirenti stanno facendo. Le faccio una domanda che naturalmente si sta ponendo la città, la comunità, l'intero diciamo comprensorio, ma fino anche la stessa Italia. Se è stata una rissa o un'aggressione per futili motivi, ma si può morire a 17 anni da parte di un ragazzo che tutti definiscono in maniera unanime, un ragazzo mite, buono, un ragazzo educato, un ragazzo che peraltro piaceva anche fare molto molto sport. Ed è giusto che questa domanda dobbiamo porcela, dobbiamo porcela tutti, ogni singolo cittadino di questa nazione. Ovviamente questo lockdown non ha aiutato questi ragazzi a trovare una loro strada, a trovare una loro serenità, a trovare un loro percorso. Noi dobbiamo stare vicino a questi ragazzi hanno perso tutto, hanno perso gli insegnanti in questo periodo, hanno perso i loro educatori, hanno perso i loro momenti di coesione nelle loro realtà cittadine. Quindi dobbiamo intervenire tutti, dobbiamo stare vicini a loro, perché abbiamo capito che la tragedia può essere dietro l'angolo. Di questo dobbiamo renderci conto tutti, la tragedia può essere dietro l'angolo. E non è successo a Formia, perché Formia è un posto ai confini, forse con realtà un po' più degradate. Può succedere in qualsiasi comune d'Italia, perché è una crisi dei giovani, non è solo una crisi dei territori, è una crisi dei giovani. Senta, avvocato Di Rosso, una considerazione finale, lo chiediamo a lei anche a nome della famiglia. Ieri parole durissime, quella dell'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, che ha detto fondamentalmente due cose: non lasciamo sole queste famiglie colpite da queste immani tragedie, e ha usato il plurale, e poi soprattutto ha dato una sferzata al mondo istituzionale: non si giochi più ora al gioco appunto dello scaricabarile, perché qui c'è di mezzo il futuro sociale di un tessuto appunto sociale, di un comprensorio, di una città. Sono assolutamente d'accordo, chiediamo come cittadini più controllo dei territori, perché comunque c'era un minore che aveva in tasca un coltello che ha causato la morte di un altro minore. Signori, le istituzioni devono starci, devono far sentire la loro voce. Non è possibile che in una realtà come quella di Formia possa essere accaduta una cosa del genere. Quindi noi chiediamo che si possa inserire più presenza sul territorio di polizie, carabinieri, proprio per evitare questo, più controlli dei giovani.